Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Come forse avrete capito, questa settimana non ho avuto il tempo di fare un video nuovo, l'ho anche scritto sulla pagina Facebook, ma siccome esattamente solo un decimo di voi si è iscritto alla pagina Facebook, forse non tutti l'avranno letto, quindi iscrivetevi alla pagina Facebook, questo genere di avvisi, almeno siete informati su quello che mi sta accadendo. E se fossi morto, cosa avreste fatto? Vabbè, scherzi a parte, oggi nessun video regolare, anzi lo sto registrando adesso che è venerdì e spero di farlo uscire sabato. E voi direte, ma perché tutta questa fretta e questa paura di non farlo uscire? Perché per eliminare la green screen alle mie spalle, la renderizzazione minima per un video di 10 minuti, indipendentemente da quante immagini ci metterò dentro, è di circa 4-5 ore. Sì. Tralasciando i dettagli tecnici, questo video è più che altro un breve video informativo. Questa settimana non è uscito nessun video, non uscirà nessun video regolare del canale, nemmeno il mitologicamente parlando di oggi, in pratica, del sabato. Tuttavia i video per settimana prossima sono addirittura d'arrivo. Il prossimo video del prossimo giovedì, vi posso anche anticipare, sulla mitologia egizia, per la vostra gioia, visto che amate tantissimo la mitologia egizia, e spero di essere stato in quel video sufficientemente chiaro, perché come al solito per accumulare 3-4 informazioni è sempre un bordello. Inoltre sto cercando di dare una programmazione più ampia al canale, cioè decidere adesso una programmazione per le prossime settimane. Si avvicinano tempi bui, chiamati anche sessione d'esame natalizia, e quindi devo fare un po' di video, metterò un po' di video da parte, ma vi sto tenendo informati perché voglio anche una vostra opinione su a quali video in pratica dare priorità. Ora non scenderò nei dettagli dell'argomento singolo di ogni video, però adesso vi presenterò qualcosa come una quindicina di idee per video che voglio fare nei prossimi mesi. Innanzitutto vorrei subito fare un nuovo Born in the USA, e ce l'ho già scritto, su una creaturozza per l'appunto nata nel folklore americano recente. Poi un nuovo video su un mito delle origini, ho già scelto l'argomento, è molto complicato, è una mitologia che non ho mai toccato per davvero, almeno approfonditamente, nel tutta la vita del canale, in pratica. Poi tornerebbero le due serie più nuove del canale, ovvero quello sui miti della fine del mondo, e sarebbe un argomento, diciamo, è sulla religione cristiana, quindi più o meno, quindi vabbè, avete capito ormai, l'Apocalisse. E da questo video ne discenderebbe un altro, e sicuramente i più acuti di voi sapranno su quali figure poi discenderebbe il video dopo quello sull'Apocalisse. Insomma, è facile capirlo. Poi tornerebbe anche la serie morte sui miti che riguardano l'oltretomba secondo le varie religioni, e ho in mente di farlo su una delle due mitologie che probabilmente sono quelle che più ho toccato nel corso dell'intera vita del canale. E ovviamente sì, me lo state invocando in tutte le salse possibili, secondo tutte quante le lingue, le preghiere blasfeme possibili. Ovviamente ritornerò con il ciclo di Cthulhu, mi sono preso una bella pausa dal ciclo di Cthulhu perché onestamente sono rimasto particolarmente infastidito da alcune reazioni di puristi che non riescono a capire che devo concentrare quanti 80 anni di letteratura di vari autori nell'arco di 15-20 minuti massimo. Vorrei mettere anche in programma un video su una creatura di cui volevo parlare circa due Halloween fa, per uno speciale di Halloween. Allora invece feci uscire lo speciale su Mothman. È una creatura però non americana, bensì del folklore dei nativi americani, chiamateli indiani, chiamateli pelli rossa, come volete voi. Una creatura molto simpatica, per così dire, che mi ha sempre attirato molto. Poi ci sarebbe il video su Titani, tornando alla Grecia, ma anche un focus on su qualche altro eroe greco. La quarto video sugli angeli, ma contemporaneamente, siccome molti me l'hanno chiesto, potrei anche fare un video sulle gerarchie demoniache, non solo angeliche, per par condicio questi satanisti che penso mi faranno adesso uno sciopero sotto casa, perché prima parlavo solo di diavoli, adesso parlo solo di angeli, e comunque va male in entrambe le cose, incomincio a essere particolarmente confuso quello che vuole il pubblico. Vabbè, lasciamo perdere, scherzi a parte. Poi ritornerebbe Mitologia Moderna 101, infischiandomene altamente delle vostre richieste, perché voglio farlo su una creaturozza, un essere pandimensionale, non pandimensionale però... lì ci stiamo, di una serie di cartoni animati che seguo ultimamente, che mi ha colpito in maniera così indescrivibile che ci devo fare un video assolutamente per forza.
Non vi sto a dire che cartone animato è, ma l'ho detto nella live nell'altro canale, Il Mondo del Ghiaccio del Fuoco con Frank di Good Morning Westeros, che cartone è, quindi andate a recuperare pure quel video e date le visualizzazioni a Frank, così vi imparate, date visualizzazioni, give us the money proprio, buy gold per l'appunto, ma lasciamo perdere. A quel punto tornerei anche a Nord con la mitologia norrena, perché sarebbe tantissimo tempo che non ne parlo. E o finisco la triade di Focus On sulla mitologia norrena, ho fatto Thor, ho fatto Loki e manca uno fondamentale in effetti, oppure Teutonico Templare mi ha chiesto un video sul conflitto fra Aesir e Vanir, che non so quante informazioni ne escono, se ci sono lo farei volentieri. Comunque un video sulla mitologia norrena, decidete voi, poi magari consigliatemi quale argomento, però sappiate che non so fino a che punto ci sono informazioni su questo conflitto fra divinità. Poi c'è il video su Atlantide che lo devo fare da 30 anni, ancora non l'ho fatto. Un video sulla mitologia giapponese, ma sono ancora indeciso di parlare di Kami o di un altro yokai particolare. Poi devo sicuramente parlare del popolo elfico, è troppo tempo che ne devo parlare del popolo elfico, e da questo video poi più generale partirebbe tutta una serie di video che parla delle creature, delle varie razze che fanno parte del popolo fatato, ed è tanto tempo che lo evito e bisogna farlo assolutamente. Infine, molti mi hanno chiesto fare rube sulle opere, quindi Iliade, Odissea, ma anche il ciclo bretone, quindi Re Artù, il Cavaliere della Tavola Rotonda. Ditemi voi com'è l'idea, però tenete presente che a quel punto uscirebbero analisi e riproposizioni di storie di un libro che sicuramente voi avete fatto al liceo, perché al liceo si fa anche il ciclo bretone, io almeno l'ho fatto un po' di ciclo bretone. Ditemi voi se può essere noioso, perché non lo so, se massimo faccio video sui singoli personaggi. Consigliatemi voi, se volete poi il video su tutto il ciclo, su tutta l'opera, l'epopea, consigliatemi voi cosa ritenete più fruibile, perché a quel punto non vorrei annoiarvi, è quello il punto, e non vorrei riproporvi lezioni scolastiche. Poi buttati qui in mezzo quella, a seconda di quello che voglio fare, di cosa ho letto, visto, giocato, miti mediatici. Sto leggendo altri libri a stampo mitologico, ma ovviamente ci sono anche altre possibilità, volete vedere altri film, videogiochi, altri fumetti magari, eccetera eccetera. Consigliate anche i vari argomenti miti mediatici. Io comunque ho già un bel parco di video miti mediatici scritti, non scritti proprio, però accumulate idee da parte, quindi qualsiasi cosa mi chiederete, più o meno in riserva un po' di video, in effetti. Questi sono i 15, che sono di più in realtà, di 15 argomenti che ho intenzione di affrontare nei prossimi mesi, in pratica, nei prossimi 3-4 mesi quasi. E ditemi voi, più o meno, a quali dare priorità, voi cosa, quale argomento preferite tra questi qua. Sono stato volutamente enigmatico su alcuni video per non spoilerarvi tutta la programmazione di qui all'eternità, in effetti. Quindi ditemi voi a quale dare priorità, a quale no, chi scalare più in alto o più in basso. Alcune scelte le farò io arbitrariamente, perché preferirei parlare di un argomento prima di un altro, eccetera eccetera. E per il resto lasciate i vostri consigli nei commenti. Sempre molto importante la vostra opinione per un altro argomento, l'ho già detto sulla pagina Facebook, Miti Mediatici sta per finire. Ovvero i video che mi sono scritto e girato su questa serie sono finiti. Ho altri detti di origini mitologiche da parte che devo ancora ampliare come video scritti veri e propri. Però devo continuare questa serie? Vi interessa? Devo cambiare magari fascia oraria e continuare in un'altra fascia oraria? Fatemi sapere qui giù, perché i risultati di questa serie sono altalenanti, quindi fatemi sapere la vostra opinione. Poi volevo avvisarvi che, volente o nolente, mitologicamente parlando, dopo l'ultimo video prenderà una pausa. Il sabato, invece del video mitologicamente parlando, almeno per 3 settimane usciranno 3 vlog diversi. Il primo sarà un vlog che ho intenzione di fare da parecchio tempo, un po' più serioso, sarà molto argomentato, parlerò a vanvera, diciamo così. Invece altri 2 vlog ho intenzione di fare per rispondere a 2 domande che io definirei ignoranti, poste da voi, non ignoranti nel senso che siete dei deficienti, ignoranti perché sono domande poste non sapendo determinate cose di una mitologia o di una religione. Quindi io risponderei mettendo un occhio critico su quello che avete risposto, senza ovviamente offendere nessuno, perché spiegherei perché una cosa non è possibile pensarla in quella maniera, secondo il canone religioso, di questa o quella mitologia e religione. Non offendete, non voglio offendere nessuno, vi prego, non voglio offendere davvero nessuno, non fraintendetemi.
Poi se magari l'idea vi piace, si potrebbe pure pensare a fare una serie di domande ignoranti. Voi me le ponete sotto i commenti, io potrei accumularle e farci una serie. Ma in realtà è tutta una cosa molto, 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 molto tirata per campare. Non, adesso non voglio fare la serie di domande ignoranti. Sono due blocchi che voglio fare perché sono due argomenti, due domande che piacciono a me. Voglio parlare di questa roba da tanto tempo e le domande che mi avete posto mi spingono a farlo con cognizione di causa e non così buttando vlog a caso. Infine, siccome mi è arrivato un bellissimo disegno di un'arma mitologica che non vi sto qui a dire, che ne direste di una serie di video sempre brevi, magari alternata o in sostituzione nel caso non vi aggradi più mitologicamente parlando, appunto mitologicamente parlando, mini video, magari forse uscirebbero un po' più lunghi rispetto a quelli di mitologicamente parlando, magari sui 5 minuti massimo, di armi mitologiche. Ce ne sono tantissime armi mitologiche, potete anche consigliarmele, alcune sono note a tutti, altre meno conosciute. Ce ne sono tante, c'è tanta roba da poter analizzare, quindi se non volete aspettare di parlare solo del personaggio che le impugna, volete sapere le descrizioni di varie armi mitologiche, vi interessa questa serie, sempre lasciate commenti qui sotto e ditemi la vostra. Bene, con questo il vlog si chiude qui e come non mai oggi vi chiedo di lasciare commenti, perché ho bisogno delle vostre opinioni per gestire bene quello che dovrò fare nel canale, perché vorrei mantenere la vostra attenzione alta e accontentarvi, perché mi avete fatto tantissime richieste, alcune non le posso esaudire per ragioni prodromiche, servono video prima di parlare di un argomento che mi avete richiesto, devo spiegare prima una roba per parlare di altro, quindi abbiate un po' di pazienza. Le proposte per le prossime settimane, per i prossimi video, io ve le ho fatte, se ne avete altre proponetele, ditemi cosa ne pensate dei vari argomenti, quale dovrebbero avere priorità e quale no, quale serie continuare, quale invece lasciare un attimo da parte, eccetera eccetera. Come non mai, ripeto, ho bisogno del vostro feedback in questo video, quindi inondatemi di commenti e fatemi sapere la vostra. Io comunque spero di non avervi annoiato troppo, che il video vi abbia interessato in qualche maniera, ripeto, ditemi la vostra. Io vi ringrazio tutti quanti gli iscritti, che sono tantissimi nonostante la settimana in attività, ma come ho detto sono andato fuori casa e sono andato anche a Lucca per un giorno, una maglietta e un cimelio di Lucca in effetti. Io vi ringrazio tutti quanti gli iscritti, mi piace le condivisioni e visualizzazioni a questo e tutti quanti gli altri video. Grazie infinite per il supporto, se il canale vi piace lasciate commenti, soprattutto in questo video lasciate commenti, condividete, lasciate mi piace, visualizzate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima con la regolare programmazione del canale, fatemi sapere ancora cosa ne pensate e iscrivetevi alla pagina Facebook, perché se ci saranno altri ritardi nei video non farò più vlog qui sul canale, avviserò direttamente sulla pagina Facebook, quindi non venite a dire che non sapevate, io vi ho avvisato altrove. Ci vediamo settimana prossima, bye bye.